Letapane.it, Agro Cebaciok, Lecce. Siamo in compagnia di due personaggi importantissimi nell'ambito della panificazione e non, ma in questo caso parliamo di pizzeria. E accanto a me, alla mia destra, abbiamo Luigi Stamerra. Sei sempre stato un innovatore nel mondo artigianale della pizza. Quali sono state le tue origini in merito a questo bellissimo ambiente della gastronomia italiana? Beh, io ho iniziato da piccolino, a 14 anni già stavo dietro al banco. Poi man mano che crescevo mi accorgevo delle esigenze che ci dava il nostro titolare, perché il nostro titolare è il nostro cliente, noi siamo dipendenti del nostro cliente. Sono loro che hanno dato l'input a me, mi sono messo a fare delle ricerche, a studiare, e da 14-15 anni ho creato un canale cosiddetto alternativo nel settore pizzeria. E poi è iniziata l'avventura della tua associazione, che si chiama, vogliamo ricordare? Associazione Pizzaioli Professionisti, che stiamo entrando nel 10° anno di attività. Ieri abbiamo presentato in anteprima esclusiva un prodotto innovativo del canale gourmet. Anche questo adesso è molto richiesto. In questo caso è nata poi quindi una collaborazione con questo signore che ho accanto a me. Ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Jordi Babbo, che è campione nazionale poi di gelateria. Con lui abbiamo creato una nuova alternativa alla pizza normale. Si è parlato di innovazione, sperimentazione, si è arrivata poi alla strada innovativa, che parliamo con Jordi. Parlaci di questa tua iniziativa con cui oggi ti presenti all'Agro Cebaciok. Allora, questa nuova iniziativa nasce 3 anni fa, è un progetto che nasce quasi per gioco, cioè noi siamo partiti con i prodotti e poi abbiamo creato una macchina dedicata proprio alla ristorazione, che permette di produrre piccole quantità, quindi di gestire il prodotto al ristoratore, che non ha bisogno di fare 10 kg, 20 kg di prodotto, ma ne produce 2 kg per ciclo. Quindi un prodotto sempre fresco, che può iniziare, diciamo, dal salato fino ad arrivare al dolce. Jordi ha realizzato anche il gelato gastronomico, non me ne ha parlato. Abbiamo presentato il gelato alla mozzarella, sorbetto al pomodoro e cosa abbiamo fatto? Il gelato al parmigiano. Da qui c'è stato solo un inizio. Okay. Questo è stato un primo incontro con Luigi, perché come ci siamo visti con Luigi ci siamo capiti subito. Oggi ho il piacere di essere in compagnia del dottor Andrea Valente, dell'omonima azienda Molitoria. Si va verso l'innovazione, il nostro intento è quello di sapere qual è stato il vostro itinerario e quale sarà anche per il futuro. Bene, noi siamo un molino che lavora parecchio con la panificazione, con due marchi, il marchio Molino Valente e il marchio Molino Novelli. Oltre però ai prodotti farine tradizionali, ormai da alcuni anni, esattamente dal 2011, abbiamo iniziato a commercializzare una nuova linea. La linea si chiama Linea Vitala e si basa su un'idea fondamentale, che è utilizzare una farina tipo 2. Possiamo dire che questa farina contiene tutto il buono del grano, nel senso che contiene in percentuali decrescenti la parte corticale del chicco, quindi la parte cruscale, quindi le fibre, e il germe, la parte viva. Oltre a questa linea Vitala abbiamo poi dato vita alla linea Vitala Più. Vitala Più vuol dire, su una base di farina tipo 2, aggiungere altri cereali, fondamentalmente cereali minori, che sono più difficili da panificare. Però da questa unione tra farina Vitala e farina di altri cereali riusciamo ad ottenere delle miscele di farina, voglio specificare che sono miscele e non semilavorati, che sono molto facili da panificare e si riesce a fare quasi tutti i tipi di prodotti. Noi invitiamo i nostri clienti a utilizzare questi prodotti come prodotti ovviamente di nicchia, perché uno non può fare tutta la produzione, però sono prodotti che sono gustosi, hanno un gusto particolare, hanno un colore particolare anche, perché per esempio abbiamo la farina Vitala più riso venere, che ha un colore della mollica viola particolarmente apprezzabile e apprezzato dai clienti. E oltre a questo sono prodotti che danno dei benefici anche dal punto di vista nutrizionale. Abbiamo installato presso il nostro mulino un laboratorio di panificazione ben attrezzato, nel quale, oltre a testare i nostri prodotti per verificarne la qualità, oltre a provare nuovi prodotti, facciamo anche dei corsi
che vengono tenuti sia dal nostro personale che da tecnici esterni, e proponiamo ai nostri clienti dei corsi specifici di breve durata, da 1 a 2 o 3 giorni, in cui possono approfondire la conoscenza di prodotti particolari o di tecniche particolari. Siamo onorati, pianetapane.it, di avere ospite il maestro Antonio Starita, il più amato dagli italiani nell'ambiente dei pizzaioli professionisti. Oggi ha ricevuto da Luigi Stamerra un riconoscimento particolare. Oggi abbiamo l'onore di averlo qua con noi come ospite, e quindi l'abbiamo decretato socio onorario dell'Associazione Pizzaioli Professionisti. Maestro Antonio, queste sono cose belle. Bellissimo, l'amicizia è la cosa più bella che... E io dico che la pizza porta a questo. Senza pizza non ci saremmo arrivati. E unisce mondi. Sì, assolutamente. Noi napoletani diciamo che siamo arrivati a una specializzazione unica, però la pizza comunque è italiana e comunque va raggruppata in tutto quello che sono le caratteristiche regionali di ognuno di noi, e poi ai clienti la scelta. Di persone come Luigi Stamer ce ne vorrebbero ancora molte. La mia pizzeria d'America in America non si chiama Starita, ma si chiama Don Antonio. Allora, 100 di questi giorni e 100 di questa soddisfazione. Grazie a te. 100 per la pizza, 100 di questi giorni per la pizza. Grazie. La pizza resta. Insieme a Carmine Notaro, che è la persona che ha voluto questo evento e soprattutto l'organizzatore dell'edizione, che ormai è da quanti anni va avanti? Questa è la 13ª. Vi ho visto che la sfida continua con un appuntamento fisso. Sì, AgroGepaJoc ormai è diventata una, forse l'unica fiera a Sud Italia con cadenza annuale sul settore. Devo dire che le aziende ritornano ben volentieri, e quindi vuol dire che il business riescono a farlo, perché sennò non ripeterebbero l'esperienza, e man mano che passano gli anni ampliamo molto, molti settori che prima magari erano meno presenti, oggi si stanno ampliando. La pizzeria italiana presente con nomi importanti, anche questa è una strada che AgroGepaJoc mantiene costante nel tempo. Sì, in pizzeria devo dire abbiamo avuto quest'anno forse penso i migliori pizzaioli in assoluto tra le diverse associazioni che fanno parte, che sono organizzate nel Salento, dall'APP a chi sta curando il forum, sono arrivati personaggi di calibro veramente internazionale sul mondo della pizza. E poi con orgoglio dico abbiamo avuto ancora una volta il piacere di avere Marco Fuso, premiato circa un mese fa il miglior pizzaiolo della Gran Bretagna, che è leccese, e quindi è un orgoglio, ormai è una certezza, un'eccellenza salentina che fa parlare della pizza leccese nel mondo. Ringrazio Carmine Notaro per la sua disponibilità, e quindi il prossimo appuntamento il prossimo anno, Andrea Guida, pianetapane.it, AgroGepaJoc 2018.